Consigliere Brambilla, quali sono i vantaggi che il piano regionale di sviluppo porterà in Brianza? E intanto occorre premettere che questo programma rischia di rimanere un libro dei sogni se non sarà accompagnato, come noi abbiamo chiesto, dall'individuazione più stringente delle priorità e soprattutto dall'individuazione delle risorse necessarie per poterle attuare. Detto questo, noi ci siamo battuti in aula per cercare di migliorare soprattutto la parte che riguarda il territorio della Brianza e grazie a degli emendamenti da me proposti sia in commissione che in aula sono state inserite alcune priorità certamente importanti per il nostro territorio, sia sul piano delle infrastrutture con la precisazione della necessaria attività per il prolungamento delle linee metropolitane verso Monza e verso Limercate, sia sul piano della difesa di una manifestazione importante non solo dal punto di vista sportivo ma anche economico, quale il Gran Premio d'Italia, sia sotto il versante del sostegno alla realizzazione di un centro polifunzionale per il mondo delle nostre imprese. Purtroppo devo dire che altre nostre proposte, una su tutte quella a sostegno del distretto dell'high tech di Monza e Brianza, non sono state recepite dalla maggioranza di centrodestra.